quando si pensa alla Croce Rossa, si pensa all'emergenza, cioè a qualcuno che arriva e ti toglie dai guai. Ma spesso l'emergenza non è istantanea come può essere un incidente o un'ambulanza. La Croce Rossa si occupa anche, e lei in particolare, di emergenze che durano anche anni, di emergenze di vita. Ecco, come le è venuto in mente di passare dalle emergenze istantanee, che sono quelle che tutti pensiamo, a questo senso di continuità? È un processo, è difficile identificare il momento, perché io non avevo nessuna competenza di droga, anzi facevo lo specialista in medicina dello sport, quindi proprio poi i casi della vita. E c'era un presidente generale illuminato della Croce Rossa, mi disse: guarda Barra, che in America questa storia della droga sta pigliando un piede terribile, vedrai che arriva pure in Italia. Cominciatene a occupare con i pionieri, con i giovani, che vedrai che c'è molto da fare. Io ho cominciato, a quei tempi non se ne occupava nessuno, era il 1975-76, e poi tutto è venuto di conseguenza. Poi parleremo anche di Villa Maraini, che è un po' un fiore all'occhiello di questo percorso. Sì. Però lei ha detto che ha iniziato con lo sport, no? Lo sport, io in fondo, personalmente facevo la specializzazione in medicina dello sport. E che significa comunque curare i giovani, certo, sani, no? Quelli, secondo me, quelli, aspetta, le Olimpiadi e lo sport sono una delle poche cose importanti che fa l'umanità. Certo. Infatti io per le Olimpiadi sono capace anche di mettermi a piangere. Lo sport però è sacrificio, lo sport è regole, certo, lo sport è squadra, lo sport è tante cose che poi inevitabilmente i ragazzi che incrociano la strada della droga non vedono più come valori, li perdono un po'. Quindi il recupero passa, in realtà è un cavallo di ritorno, cioè si torna ai concetti primari, quelli che studiamo. Ma il recupero è anche funzione del tempo. Noi abbiamo visto che il tempo è terapeutico, perché se una storia di droga è un amore folle di un soggetto per una o più sostanze, il tempo che passa è la routine, è la tomba dell'amore. E quindi il problema della terapia non è forzare la mano alla natura delle cose. Il problema della terapia è sopravvivere fino al momento in cui si accende la lampadina e il soggetto ce l'ha le scatole piene e spette. Quando si parla di droga, si pensa generalmente al fruitore, al ragazzo che viene invischiato in quello che ormai tutti definiscono il tunnel. Poco però c'è attenzione per quello che gli gira intorno, anche dalle istituzioni, diciamoci la verità, cioè le famiglie. Ora, lei prima parlava di un percorso lungo, no? Si deve disinnamorare della droga, diceva il ragazzo, per uscirne. Io identifico tre fasi. La fase della luna di miele, la fase dell'ambivalenza, amore e odio, poi la fase dell'odio o comunque della stanchezza. Il problema è arrivare vivi dal momento in cui il soggetto non è più innamorato, pazzo, della droga, anzi ne piglia le distanze perché ha capito che ha preso una fregatura. E come si accompagnano le famiglie in questo percorso? Devono far parte del processo terapeutico. Noi curiamo anche delle famiglie i cui figli ancora non vengono da noi, per cercare di non avere atteggiamenti isterici o di pretendere tutto e subito, oppure di trattarli troppo male. Non è trattandoli male i tossicomani che guariscono. C'è una corrente di pensiero che dice: io gli faccio associare un danno alla droga, così lui smetterà di drogarsi, capisce che è una via senza uscita e che costa troppo, e quindi smetterà. Il problema è che lei non dice mai di no. Quindi quanto più tu, genitore, mi tratti male, mi cacci di casa, prendi atteggiamenti violenti, isterici, eccetera, tanto più sale la mia angoscia e lei è sempre più competitiva. Non sarà più bello come una volta, ma sei tanto buona con me. È comunque confortante. È confortante.
più che confortante. Senta, che vuol dire per lei la doppia parola Villa Maraini? Beh, Villa Maraini è la mia creatura, l'ho inventata io questa parola, perché questo è un compound che era proprietà dei conti Maraini. Emilio Maraini è stato un senatore italo-svizzero che ha creato l'industria dello zucchero in Italia. E c'aveva un sacco di proprietà. Qualcuna proprietà qua, a Farasabina, l'ha lasciata la Croce Rossa. La Croce Rossa naturalmente in parte l'aveva mandata in malora, perché questo era un ospedale militare durante la guerra, un sanatorio, un preventorio subito dopo la guerra. Io mi ricordo negli anni 60 i ragazzini che venivano sottratti alle madri TBC e in due reparti, neonatale e di Vezzi, e venivano alimentati, isolati dall'ambiente familiare che era infetto. Poi la TBC nel nostro paese non è stata più un problema e questi locali sono andati in malora. Sono andati in malora, tant'è che il Frascara, questo dove stiamo stasera, era murato. A me mi bruciava. Io lavoravo a Via Merulana, all'ufficio di igiene, che era già un centro antidroga. Ipotizzai di trasferirlo in un posto più bello. Insomma, alterne vicende, alla fine gliel'ho fatta. E oggi che voto si darebbe? 9. Con tutta modestia.